caso Maiella Morrone davvero va avanti da tantissimo tempo. Oggi c'è una seduta di giunta regionale, in questo caso siete qui a manifestare. Cosa è successo da quando avete iniziato questa manifestazione? Allora, il punto è che non succede niente, è che nonostante siano appunto anni che siamo in sofferenza, che mettiamo in atto qualsiasi tipo di protesta, sono sempre situazioni, cioè quello che sta succedendo è che magari pagano due mensilità, ci rimettono, pensano di rimettersi a tacere e non si arriva mai a una soluzione, che sarebbe appunto decidere cosa si vuole fare di un'azienda con un debito così esagerato e chi dovrà in futuro gestire i servizi sociali. Il debito a quanto è arrivato? Quanti stipendi sono arretrati? Il debito totale dell'azienda oramai su 4 milioni di euro, per quanto riguarda le nostre mensilità sono ferme a settembre, quindi da settembre noi non percepiamo più un centesimo. Non avete risposta, le istituzioni vi fanno sapere qualcosa? Venerdì c'è stato l'ultimo incontro in prefettura, il prefetto ha chiamato le parti visto che a noi continuavano a non risponderci e sia il commissario che insomma è stato il solito palleggiarsi di responsabilità dicendo che comunque non si può fare altro che andare in proroga aspettando che forse i sindaci si costituiscano in unione dei comuni o forse si arriverà a fallimento o forse non si sa che cos'altro, però tutto senza darci delle date. Quindi con il rischio che noi continuiamo a lavorare un altro anno in queste condizioni, sempre in virtù del fatto che essendo i livelli essenziali di assistenza non possono essere interrotti per legge.